una delle figure chiave per la... Sì. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale, La Musica di Sugar, qui si parla di musica. Oggi voglio fare una proposta un po' provocatoria, mettiamola così. O meglio, l'argomento un po' provocatorio potrebbe far sorgere qualche discussione. Però secondo me è un argomento di cui vale la pena parlare, cioè pro e contro del fenomeno e del mito di Elvis Presley. Tutti quanti conosciamo Elvis, credo che non esista... Tutti quanti conosciamo Elvis, credo che non esista al mondo persona dotata di capacità di intendere e di volere che non conosca Elvis Presley. Una delle figure chiave per la cultura popolare del Novecento, del secondo Novecento quantomeno, prima non c'era. Però nel tempo c'è stata ovviamente una rivalutazione del suo personaggio, anche un po' della sua musica, in generale della sua importanza e del primato che gli viene spesso conferito. Ovviamente stiamo parlando del re, viene chiamato il re del rock, anche se forse la mia, in un'ottica diversa, la mia prof di musica delle medie aveva ragione a dire piano con questi appellativi. All'epoca non lo capivo, forse adesso pensandoci bene sì, lo capisco e un po' lo condivido, non tanto perché non ritenga che Elvis sia stato fondamentale o importante per lo sviluppo di un certo genere, assolutamente no. Il fatto è che non è che nasca tutto da Elvis, mi spiego meglio. Quando Elvis comincia a fare rock and roll, stiamo parlando degli anni 50, il rock and roll esisteva già e veniva anche criticato. La comunità afroamericana il rock and roll lo conosceva già piuttosto bene, perché è una musica che nasce in ambiente afroamericano. Quindi spesso, soprattutto negli ultimi anni, si tende un po' a rivalutare, comunque a vedere tutta la questione da un altro punto di vista, ovvero anche in questo caso si tratta di appropriazione di cultura. Forse non mi spingerei così in là, ma forse non lo farei perché comunque non è la comunità in cui sono cresciuta. Se fossi nata e cresciuta in un ambiente che percepisce fenomeni di appropriazione di cultura ogni giorno, da qualsiasi parte del mondo, probabilmente la vedrei nello stesso modo. Tenderei un filino a ridimensionare la questione. In ogni caso, ragione, secondo me, hanno ragione, perché il rock and roll esisteva, è nato nell'ambiente afroamericano, quello che ha fatto Elvis, ma non per Elvis specifico, non è che lui aveva come obiettivo quello di appropriarsi della cultura altrui, farla propria e farsi credere il re del mondo. Lui, come tanti altri, come in generale i produttori discografici bianchi, anzi più, se vogliamo, i produttori discografici bianchi rispetto ad Elvis, perché Elvis era assolutamente un ammiratore di Chuck Berry o comunque di moltissimi altri musicisti afroamericani. Appunto, diciamo che ai produttori bianchi serviva assolutamente una figura che facesse le stesse identiche cose, che fosse controverso anche all'inizio, ma che fosse bianco. Quindi gli hanno costruito proprio una doppia anima, un doppio personaggio. Da una parte c'era il ragazzo provocatorio, appunto, e scandaloso, che creava scandalo, appunto, ballando e dimenandosi sul palco mentre cantava cose oscene, che poi oscene per noi non sono. Ma negli anni 50 evidentemente sì. E dall'altra invece c'era il bravo ragazzo che è andato a militare, che si è sposato, che ha avuto una figlia, eccetera. Insomma, ai produttori americani serviva assolutamente qualcuno che passasse una mano di vernice bianca sul rock and roll e la facesse sembrare un po' meno scabrosa. Quindi sì, c'è un problema di razzismo enorme in tutta la questione del rock and roll, in generale in molta pratica musicale di quegli anni. Elvis, che tra l'altro, parentesi, non piaceva assolutamente a Frank Sinatra. Secondo me, per diverse ragioni, un po' perché davvero magari non gli piaceva, comunque il rock and roll era la musica dei giovani e Frank Sinatra negli anni 50 non aveva un pubblico così tanto giovane. E dall'altra parte, secondo me, si sentiva un filo intaccato nel suo egocentrismo, cioè era arrivato un altro che stava facendo le stesse cose che stava facendo anche lui, ecco. Parentesi chiusa, parentesi di costume chiusa. Beh, insomma, Elvis è molto una figura controversa, soprattutto per questa questione. Ripeto, c'entra tanto lui quanto di più c'entrano i suoi produttori. C'è anche da dire che l'esempio di Elvis e in generale il rock and roll
in Italia sono stati fondamentali, perché c'è stata una strana concomitanza di cose, una coincidenza assurda di cose nel 1958, perciò Enrico Modugno ha vinto il Festival di Sanremo con Il Blu dipinto di blu. L'anno dopo avrebbe vinto il primo Grammy della storia e lo sappiamo come è andato avanti. Sono arrivati gli urlatori e dunque è arrivato in Italia il rock and roll, che si stava diffondendo da poco. Inoltre stiamo anche parlando del periodo del boom economico. C'è un balzo proprio verso il futuro che non si era mai visto qui. Elvis è servito, Elvis, ripeto, come tantissimi altri, sono serviti come modelli, come esempi per i giovani, cioè quei giovani che oggi hanno circa un'ottantina d'anni, che stavano per cambiare le sorti della musica italiana. È vero che il fenomeno degli urlatori non è durato tanto, nella metà degli anni 60 vediamo l'arrivo di una nuova corrente, ma anche un po' prima. Quelli che sono resistiti al cambiamento, quelli che sono resistiti al passaggio di questa prima corrente, hanno cambiato completamente genere. C'è chi si è dato al cantautorato, c'è chi è diventato un interprete, o insomma, varie sono le possibilità. Ciò nonostante, era Elvis il modello a cui tutti guardavano. Celentano, quando aveva... quanti anni aveva? 20? Una ventina d'anni. Si atteggiava, se vogliamo, proponeva come personaggio sul palco una sorta di versione italiana di Elvis. Quindi, insomma, quello che per una certa comunità è il simbolo di un'appropriazione anche grande, se vogliamo, perché comunque l'idea di prendere un genere intero, dargli una verniciata sopra di bianco e farlo passare come una novità assoluta, quando una comunità da cui prende il via quel genere lo conosceva già, non è molto corretto. Dall'altra parte, e quindi non è molto positivo, dall'altra parte invece abbiamo una generazione di ragazzi, di giovani, che vedono Elvis come ne vedono altri, fare cose assolutamente innovative, sentono una musica diversa, hanno voglia di fare le stesse identiche cose e le fanno, e hanno la possibilità di farlo. Quindi diciamo che Elvis è un personaggio molto a metà fra la luce e l'ombra. Personalmente mi piace e non mi piace, nel senso che se lo devo ascoltare lo ascolto anche volentieri, non tutto, perché ad un certo punto ritengo che sia diventato un po' macchietta di se stesso. Voglio dire, finiti gli anni 50, dai primi 60, il rock and roll rimane in quel contesto storico, rimane lì, perché sono arrivate tante altre cose, anche il rock stesso si è evoluto e sono arrivate nuove correnti, nuovi sottogeneri e così via. Ritengo che ad un certo punto sia diventato, sì, una macchietta di se stesso, un personaggio che ripropone in continuazione. Ora io capisco che forse sarebbe stato difficile proporre un'altra versione di Elvis, per mille ragioni, anche perché il suo pubblico non l'avrebbe più riconosciuto, lui stesso non si sarebbe riconosciuto in un personaggio diverso. Però, appunto, cioè, o lo contestualizzo, mi piace contestualizzato, se lo devo prendere e portare in un altro contesto, anche soltanto, non lo so, i live degli anni 70, gli ultimi live, a prescindere dal fatto che sembrasse o non sembrasse più lui, non è quello il fatto. Mi sembra sempre un po' una parentesi su un mondo che è finito, che era già finito. Sto parlando degli anni 70. Figuriamoci oggi. E infatti non capisco neanche... Non è che non capisco, non condivido tanto questo protrarsi del mito di Elvis. Questo continuare a proporre, non lo so, sosia, incontri, raduni fra gente. Cioè sì, ok, bello, bellissimo. Non c'è stato solo lui, ecco. In questo senso sono d'accordo con chi dice che quello che rappresenta Elvis è un po' un'appropriazione di cultura. Sì, perché si è reso mito una persona che ha fatto cose che avevano già fatto altri e che stavano facendo altri. Cioè, forse sarebbe più onesto fare una cosa che un festival, o comunque ridimensionare la questione e comprendere tutti, senza sminuire la figura di Elvis, assolutamente no. Includendola in un contesto molto più ampio, allora sì, allora assolutamente sì. Poi si può parlare o non parlare di tutti i complotti, eccetera, sul fatto che sia vivo e su un'isola deserta insieme a Marilyn Monroe. Su questo non mi addentrerei troppo, non stiamo facendo mistero. Però, in ogni caso,
la playlist degli essenziali di Elvis su Spotify, io l'ascolterei se fossi una persona che non lo conosce. Lo conosco, lo ascolto se devo ascoltarlo, posso anche proporlo, nel senso posso anche, non lo so, consigliarlo se fosse, però appunto sempre con l'avvertenza che è stato fatto tutto quello in un determinato momento che oggi non è assolutamente. Mi spiego meglio. Ci sono delle cose che, delle canzoni, degli album, degli artisti che vengono ritenuti senza tempo. E Elvis è assolutamente un artista senza tempo. Però, rispetto agli altri, si sente di più, rispetto ad altri, si sente di più il passaggio, cioè si sente di più che di tempo, di anni ne sono passati. Io personalmente lo riterrei un po' forzato se dovessi ascoltarlo sempre o molto frequentemente. C'è chi piace e chi non piace, ecco. È una questione totalmente soggettiva, non mi arrogo il diritto di dire che non bisogna ascoltare Elvis, assolutamente no. Diciamo che lo si deve ascoltare con un minimo di coscienza. Non perché porti a chissà che cosa, come si credeva all'epoca, semplicemente perché nasconde dietro tutto un substrato di cose che è giusto conoscere. Tutto qui. Perciò, fatta questa esegesi dei pro e contro riguardo Elvis Presley, vi saluto. Ci vediamo la prossima volta. Non so quando sarà. Attivate la campanella, iscrivetevi, mettete like, commentate, condividete, fate quello che volete. Alla prossima. Ciao!